Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, sono laureata in attività motoria preventiva e adattata, in particolar modo in ambito neurologico e delle disabilità. Sono qui per proporvi delle attività e dei giochi che vanno a migliorare l'utilizzo degli arti, ma soprattutto vanno a sviluppare le capacità coordinative. Queste capacità sono quelle collegate al nostro sistema nervoso. Vi propongo delle attività e dei giochi che si possono svolgere comodamente a casa, soprattutto in questo periodo, con l'utilizzo, soprattutto della palla. Poi, se avete anche a disposizione un catino, delle scatole o altre palle, palline di tutti i tipi, ne avrete sicuramente bisogno. Se non hai a disposizione più tipi di palle, puoi anche prendere dei fogli di carta stagnola, unirli tutti insieme e creare una pallina o più palline di diverse dimensioni. Allora, siamo pronti per iniziare a giocare? Solo alcune regole. Prima regola: in tutti i giochi vanno utilizzate le due mani. Sì, tutte e due. Seconda regola: prima di provare a giocare da solo o insieme ai tuoi genitori, guarda bene il video. Prova a ripetere l'esercizio, il gioco, uguale oppure meglio del mio. Ultima regola, ma non meno importante, è divertirsi. Siamo pronti? Iniziamo!